Sei stato lasciato? La tua come si chiama? Federica. La mia Sara. Vorresti vendicarti? Quella è Federica. E quello che è? Quella è una merda. Esiste un metodo. Gliemenamo. Ma che gliemenamo? Le lasciamo. Cioè, io devo conquistare la tua Sara e tu devi conquistare la mia Federica. Il primo appuntamento di Presenti senza l'autista. Ma dove lo vediamo l'autista? Io sono un attore vero. Io ho vinto la Spiga d'Oro come miglior figurante del cinema italiano. 200 euro? Ma mica al giorno. A settimana. Ah, io avevo dire. E quindi non accetti? No, accetto, accetto. Quando iniziamo? Chi sei tu? La segretaria del cavalier Lutovisi. Sta facendo scuola di dizione, ma ancora non ha completato le consonanti. Il nuovo film di Vincenzo Salemme. Oh, oddio! Come mai vi siete lasciati? Pensa che vivo ancora a casa con il padre. Guarda che sono tornato per te. Per me? Quando è morta mamma? È morta mamma. Ma mi dispiace. Ah, è morto pure Garibaldi, lo sai? Federica ha accettato l'invito a cena così, subito. Ma è proprio una... Una zoccola. Allora, innanzitutto è una casa situata su un falso piano, a Posillipo. A Posillipo? Un falso piano? Un pendio. Perciò è falso, perché non c'è. E quanto è grande? Quanto è grande? 1200 metri quadrati. Addirittura? Addirittura. E per me ancora stretta, eh? Mi sento proprio raffuga. Poi cos'altro potremmo aggiungere? Una piscina tanta, che è bassa un po' e se fai tuffo ti fai male. Questo sono compresi di aria. Che di aria? Io dove dormo? A casa tua. Ecco, io devo entrare nel personaggio, come ci entro? Arapa la porta e entri. Se mi lasci, non vale. Dal 21 gennaio al cinema. Sono arrivati i tedeschi. È scoppiata la dopo la guerra. Tu mettiti d'accordo con i filippini. Contro i tedeschi, perdiamo. Lo sapevate che Tom Cruise all'età di 14 anni si è iscritto a un seminario per diventare prete? Cliccate qui accanto per più curiosità, notizie e tanti trailer. E la citazione di oggi è... Coprimi di soldi! Che film è? Eh? Lo sapete? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Ciao!